Ciao a tutti, benvenuti su Touch Gaming. In questo video di Animal Crossing New Horizon vi voglio parlare di uno strumento molto molto interessante. Come fare per ottenerlo? Prima di tutto dovete completare il gioco, quindi dovete fare in modo che il cane KK arrivi sulla vostra isola a suonare. Una volta che avete finito il gioco potete acquistare con i NOC presso il municipio, diciamo, uno strumento che vi permette di creare dei rilievi, quindi vi dà la licenza dei rilievi, costa 6.000 NOC. Ci sono tre strumenti, uno per i rilievi che vi mostro in questo video, uno per creare le strade di cui vi ho già parlato in passato e un altro strumento che vedremo più avanti per creare fiumi e laghi. Quindi oggi creeremo dei rilievi. Una volta che avete completato il gioco e avete abbastanza NOC da sbloccare quello strumento, allora potete creare quanto vi mostrerò tra poco. Vado in un luogo dove non ho ancora fatto costruzioni, così non rovino nulla. Ecco, qui va bene. Guardate come funziona questo strumento. Una volta che selezionate il vostro NOC phone e l'applicazione modifica isola, premete il tasto più e da qui andate su licenza rilievi. Ora potete fare questo. Avete la possibilità quindi di creare delle montagnette, dei rilievi, magari se volete una casa in cima ad una montagna, poi ovviamente dovete costruirci anche delle rampe, diciamo. Ovviamente, come per la questione delle strade, che vi mostrerò nuovamente, che funziona in questo modo, vedete, avete la possibilità di cancellare ciò che avete fatto. Ora, con la strada vi basterà avvicinarvi al punto e, diciamo, utilizzare lo strumento oppure, diciamo, usare il tasto per raccogliere. Ora non lo fa, probabilmente è perché si tratta di terriccio. Comunque con la strada lo fa, adesso ve lo mostro velocemente. Come vedete la strada la cancella, invece il terriccio qui no, non capisco perché, va bene. Oppure con lo strumento, quindi andate qui, selezionate quello classico e ricostruite, diciamo, quello che c'era prima, quindi cancellate. Per quanto riguarda invece questi rilievi, dovete utilizzare lo stesso strumento, quindi andate sui rilievi, avvicinatevi al rilievo che avete fatto, in questo modo viene distrutto, come potete vedere. Avete addirittura la possibilità di fare la curva, quindi ad esempio se fate una cosa di questo tipo, ad esempio, avete la possibilità di rompere magari solo un pezzettino come ho fatto prima e lasciare la curva. Insomma, avete modo di sbizzarrirvi come meglio preferite a creare i rilievi. Ricapitolo, dovete finire il gioco prima di tutto, dopodiché una volta che NOC vi darà questa nuova applicazione dovete andare al centro servizi e acquistare con i NOC, quindi con scusate, le miglia a disposizione, le espansioni dell'applicazione. Quindi andate nel municipio qui, interagite con il terminale della NOC e utilizzate le miglia NOC per poter acquistare le espansioni. Ora io vi mostro l'ultima espansione che non ho ancora acquistato, quindi andate su usa le miglia di NOC e come potete vedere avete la licenza per fiumi e laghi da acquistare, oltre quella che vi ho mostrato oggi e quella per fare le strade. Poi naturalmente c'è anche la licenza dei vari materiali che potete utilizzare, però diciamo più interessanti sono tre: la licenza fiumi e laghi, la licenza per diciamo le strade, quindi per personalizzare il, chiamiamolo, pavimento, il terriccio esterno, e la licenza che vi ho mostrato in questo video.